Ciao amici di Sole, sono Fabio Nezzak. Anche oggi attraverso questo video vi parlo di Aran Kadmo, questa figura particolare dove si dice che sia l'uomo privo di memorie, memorie dell'albero genealogico. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato così delle fasi che creano un umano, perché Aran Kadmo non è più umano, ha trasceso queste memorie che ci tengono attaccati al pianeta Terra così come stiamo, con degli eventi che ci accadono un po' spiacevoli, nonché anche eventi piacevoli. Abbiamo riconosciuto che ognuno di noi viene qui per salvare il mondo, perché il mondo attorno non è altro che una moltitudine di specchi. Ognuno di noi viene qui per salvare il mondo, perché il mondo attorno non è altro che una moltitudine di specchi. Abbiamo visto che questo salvare il mondo una componente fondamentale, il nostro tentativo di cancellare i peccati del mondo, come avrebbe detto, come direbbe la Chiesa. Al di là della parola peccati, cosa cerca di fare un essere umano? Questo Tommaso, come abbiamo chiamato, cerca di creare il paradiso, ma non se ne rende conto perché è schiavo delle memorie. A livello inconscio sta facendo tutto un lavorino, tutto un lavoro particolare per riuscire ad arrivare a tanto. Ma intanto gira attorno ai problemi e si fa prendere da questi stati d'animo reattivi, cioè reagisce di fronte alle paure, non le osserva. Perché tutto questo? Perché noi siamo abituati a correre, a non osservare le problematiche. Noi corriamo, la nostra società attuale ci fa correre. È dovuta arrivare la crisi per fermarci e cominciare a permetterci di osservare noi stessi, di guardarci dentro, in profondità. In pratica la società attuale non ci crea altro che stati d'ansia, e l'ansia non è altro che l'incapacità di osservare, anche se l'ansia di per sé anch'essa è una memoria. Nella puntata precedente abbiamo parlato del concepimento, abbiamo detto quanto è importante, abbiamo descritto quanto è importante tutto ciò che avviene prima del concepimento. E questo Tommaso che già gira attorno ai genitori ancora prima di concepirlo. Però arriverà pure questa gravidanza. Questi 9 mesi sono importantissimi per il nascituro, per il futuro nascituro, per il bambino, per Tommaso in questo caso. Perché accade un qualcosa a livello magnetico che è di fondamentale importanza. In pratica, siccome Tommaso viene qui per salvare il mondo, la prima cosa che farà sarà: mi faccio carico io dei problemi di mia madre. Perché c'è una comunione di magnetismo tra figlio e genitori. Facciamo un esempio. Ipotizziamo che la madre di Tommaso, Giulia, diamo questo nome, per un evento X venga svalutata da qualcuno, non importa chi. La madre soffre, il figlio come reazione ha: mamma, non ti preoccupare, ti salvo io. Questo è a livello profondo inconscio, e somatizza lui il problema della svalutazione della madre. In pratica il magnetismo della madre è uguale a quello del figlio, quello del figlio uguale a quello della madre. È incredibile, però funziona così. Allora mi chiedo, vi chiederete: ma cosa succederà allora un giorno se Tommaso scoprirà chi ha svalutato la madre? Ma probabilmente se ne dimenticheranno tutti, Tommaso per primo. Ma è come se rimanesse una nuvoletta e dovevi rimanesse scritto in caratteri ben evidenziati una frase di Tommaso che dice: non importa chiunque tu sia stato a svalutare mia madre, che poi alla fine hai svalutato me, perché io me ne sono fatto carico, perché devo salvare il mondo, devo salvare quindi mia madre. Non importa quali saranno le tue forme, sta di fatto che chiunque tu sia, ti distruggerò. Ma prima di distruggerti, dovrò averti creato. Quindi chi parla tanto male del nuovo ordine mondiale, delle scie chimiche, dei governi, comincia a guardare un attimo il proprio nemico in una forma diversa. Il nemico
ce l'hai dentro di te. Sei tu che lo stai creando. Perché non ti sei osservato a sufficienza, diventa protagonista della tua vita. Il nemico ce l'hai dentro di te. Sei tu che lo stai creando. Perché non ti sei osservato a sufficienza, diventa protagonista della tua vita. Ci rivediamo alla prossima puntata, dedicata ad Adam Cadmo. L'uomo privo di memoria dell'albero genealogico. Un abbraccio da Fabio Nezza.